Salve a tutti, buongiorno. Sì, è una manifestazione molto importante organizzata dall'Associazione Sacro Cuore di Pompei in collaborazione con l'Associazione Salerno Rugby che gestisce questo magnifico campo. Si può dire a gran voce Mercato San Severino, Frazione Ciorane, Città dello Sport. Per quanto riguarda i fondi, tutti sanno che la situazione di difficoltà che viviamo al Comune, fondi purtroppo non abbiamo fondi. Però con l'impegno, la volontà, siamo riusciti a raggiungere dei risultati importanti. E questo è un bellissimo esempio. Tanti bambini, tanti genitori, per cui oltre a un'importanza per lo sport, si crea anche un indotto per la frazione e per Mercato San Severino. Sì, essendo anche assessore alle politiche sociali, abbiamo cercato di collegare sport con il sociale, che sono strettamente collegati. Attraverso questo progetto Sport Solidale viene data la possibilità a bambini appartenenti a famiglie meno abbienti di poter praticare dello sport in modo gratuito, per cui sport, divertimento, ma anche attenzione al sociale. Sì, diciamo che la provincia, soprattutto la Valle dell'Irno, è sempre stato il serbatoio da cui il Salerno Rugby ha attinto. Moltissimi giocatori che oggi sono arrivati anche in prima squadra vengono da queste zone. Sì, il campo è, diciamo, da luglio che abbiamo avuto questo campo, grazie all'interesse del consorzio di bonifica e del comune di Mercato San Severino. Questo evento è stato organizzato dal Pompei, che ci ha chiesto di essere ospitato qui, perché non avevano più la disponibilità del campo di Torre del Greco, diciamo. Quindi noi ci siamo offerti volentieri, anche perché l'intenzione nostra è rilanciare il territorio anche grazie a questo sport, come accade un po' anche soprattutto al nord, ovviamente, dove la patria, per dirne una, è il Veneto. E oggi basta, guarda, anche abbiamo come ospite anche la squadra di provincia di Treviso del Dosson, diciamo fuori provincia. Poi ci sono squadre di Napoli, Pompei e Benevento. Sì, decisamente sì, è una società come la nostra dove tutto si consuma rapidamente, ha bisogno di valori saldi e tutti gli sport in generale danno questi valori. Ovviamente per me, che sono un ex atleta, questo sport li dà sicuramente più di tanti altri. La scelta di riunire qui in questo concentramento tanti ragazzini ha una sua valenza. Poi le immagini che ci sono alle mie spalle possono parlare molto più di me e potrebbero altrettanto parlare tanti altri genitori ben felici di entrare nel mondo del rugby. Sì, perché quest'anno in particolare abbiamo iniziato questo gemellaggio proprio tra le due società e stiamo collaborando su alcune categorie giovanili e adesso stiamo iniziando a collaborare anche per quanto riguarda le attività proprio del mini rugby. E quest'anno abbiamo organizzato la terza edizione del nostro torneo Givova Rugby e Sorrisi proprio qui a Mercato San Severino, proprio per onorare l'apertura di questa bellissima struttura. E come vedete ci sono tanti bambini, noi le nostre attività sono prettamente per loro, per far divertire i bambini e dare la possibilità a tutti i bambini proprio per far fare questo sport a tutti, indistintamente dai colori, dalle maglie, ma l'importante è che stanno qui e si divertono.